eccolo Anderson Hernanes in tutto il suo fulgore, un repertorio non male, molto, l'avevamo detto in apertura. Molto bravo e non facile, perché il primo anno che tu vai cambi nazione, cambi giocatori, cambi clima, cambi tutti, e fare tanti gol così vuol dire che è un giocatore che quest'anno sicuramente farà ancora meglio. Ecco, questa è un'idea classica di Stefano, forse qualcuno aveva esagerato parlando all'inizio di questo giocatore, che non ha fatto un anno da fenomeno, però no, considerato che era all'esordio, ha fatto un anno sopra le righe. C'è la possibilità, secondo te, al di là della tua convinzione che giustamente ripeti da inizio stagione, visto che i numeri sono dalla sua, almeno questo non si può negare, con un anno d'apprendistato in più, la preparazione insieme ai compagni, assolutamente sì, ti blocco. Cosa ci dobbiamo assolutamente aspettare? Sì. A parte il fatto che non sarò più così cattivo con Hernanes dopo averlo sentito dare 6,5 alla stagione della Lazio, perché ho capito che è un ragazzo intelligente, sveglio. È un ragazzo sveglio e quindi è ambizioso, essendo molto più vicino al mio pensiero che rispetto al pensiero di tante persone che continuano ad elogiarlo come l'hai un perdonato, fenomeno. Quindi. Ecco, diciamo che l'ho perdonato, no, non l'ho perdonato, non sono in grado di perdonare nessuno, però sì, io dicevo ieri alla radio dopo la partita, se adesso al presidente Lotito arrivasse un'offerta pari a quella che lui praticamente ha fatto per acquistare Hernanes, io non lo venderei Hernanes, non lo venderei, perché comunque è un giocatore dal quale si può sicuramente avere un 40% in più, e allora lì staremo veramente a parlare di giocatori importanti. E là ti vai a divertire. E là mi vado se a divertire. Se fai il 40% in più solo dei gol già ti cominci a divertire. No, allora guarda Renzo, è un'altra cosa. Beh, allora io penso che cosa. La gente che ci sente, che si accende la televisione, col telecomando sceglie il canale oppure va sul sito per sentirci. È l'11 del digitale terrestre, ecco. E anche il 607 di Roma 1-3. Perfetto, voglio dire, si aspetta da noi qualcosa in più rispetto a quello che magari davanti a un cappuccino e un cornetto si sente dire scambiando quattro chiacchiere con gli amici. Io dico che non sono gli 11 gol che devono farci giudicare Hernanes, sono comunque 11 sigilli importanti, ma se su 38 partite di campionato lui avesse fatto soltanto 11 partite fatte bene, vuol dire che comunque 27 partite sarebbe stato al di sotto della sufficienza. Quindi non è questo il discorso. Hernanes deve avere più continuità, può segnare anche di meno perché gli attaccanti devono far gol, il centrocampista è quello che li deve far fare e interrompere magari a volte anche la trama offensiva avversaria della squadra. Però deve avere, questo sì che chiedo a Hernanes, più continuità di rendimento fuori casa, contro in occasione di gare contro le squadre più forti della Lazio. Questo è il giocatore, quello che sempre ti dà comunque minimo Stefano, il 100%. Confrontiamo la tua con quella del mister e poi anche con quella di Simone Pieretti, che è tornato al telefono con noi. Se me lo riparagonate a Nedved, io perguerei a tutti. No, hai ragione, ecco, però, tanto per capirci. Però lui è il primo anno che è in Italia. Certo, va benissimo. È cambiato tutto rispetto al Brasile. Va e questo ha fatto un grandissimo campionato. Va tutto bene. Anzi, addirittura io mi accontenterei se facesse come quest'anno con altri magari 15 gol. Cioè, un giocatore che fa, ecco, un centrocampista che fa 13 gol, ma io non lo so dove, ecco. 11, scusa. Più uno in Coppa Italia, che abbiamo anche fatto rivedere. Ragazzi, io vado a chiedere a Simone Pieretti, bentornato Simone. Ci sono di nuovo. Che ti aspetti dall'Hernanes 2011-2012 con un anno di esperienza italiana in più? Sicuramente mi aspetto qualcosa di in più dal punto di vista della personalità. Chiaramente 11 gol sono molti, i numeri sono dalla sua parte, però io sono molto vicino al pensiero di Stefano Benedetti, ovvero è un giocatore che deve dimostrare ancora tutto il suo valore. È un buon giocatore, buonissimo giocatore se vogliamo far riferimento più ai numeri che alle prestazioni, che comunque deve ancora prendere per mano la squadra quando le partite diventano importanti. Il paragone con Nedved mi sembra un paragone. Dai, è un paragone numerico, evidentemente, e nulla più, parliamo proprio di giocatori diversissimi. Anche perché se andiamo a vedere la statistica, allora se facciamo statistica, la statistica deve essere chiaramente in condizioni identiche per tutti. Innanzitutto, in quel campionato Nedved giocò 4 partite in meno, perché un campionato era a 18 e non a 20 squadre. È tignoso, Simone, eh? Però non era il primo anno che stava in Italia. Se facciamo statistica è questo. E poi Nedved segnò gol molto importanti. Io ricordo una doppietta in semifinale di Coppa Italia con la Juventus, che regalò poi la finale
alla Lazio, quella contro il Milan, la Coppa delle Coppe. Nedved, no, stiamo parlando dell'anno degli 11 gol. Stiamo parlando dell'anno prima. Nedved fece gol in Coppa UEFA, credo andata e ritorno col Vitória Guimarães. Nedved fece gol sia all'andata sia al ritorno nel derby vinto con la Roma, il 3-1 quando venne espulso Pavalli all'andata, e poi il 2-0 quando Boxic aprì le danze, chiaramente segnando un gol importantissimo a Conte. Che soddisfazioni che mi dai, Simone? Sì, mi dai tante soddisfazioni, è bellissimo riascoltare questo rosario gaudioso. Io vi dico, stiamo parlando di un pallone d'oro, Pavel Nedved, stiamo parlando di un buonissimo giocatore. Che beh, il pallone d'oro l'ha preso a quasi 30, anzi a 31 anni. Lo so. Quindi Hernanes magari non ci arriverà, però c'ha 6 anni per sperarci. Possiamo dire anche una cosa, Simone? Sì. È che lui sta giocando con una buona squadra, ma Nedved giocava con una grandissima squadra, quindi era anche agevolato, anche un po' di più, no? O sbaglio? Sì. Diciamo che Hernanes sta giocando con una squadra che non è buona. È una buona squadra, diciamo questo. Ha fatto bene. Allora, torniamo giù un attimo dal nostro Alessandro De Dilectis, intanto per chiudere la pagina Agropoli e poi per un giro di domande prima della fine di questo blocco a tutti i nostri che sono tornati molti. Alessandro? Sì, di Hernanes abbiamo parlato, magari c'era di interessante da aggiungere, magari una piccola aggiunta relativa alla conferma di Reja, che vorrebbe lo stesso brasiliano per il prossimo anno, che è una cosa interessante, quindi è un'altra dimostrazione di affetto dei giocatori nei confronti del tecnico, che quindi per i giocatori andrebbe confermato. E poi ci sono le parole di Floccari, che anche lui è intervenuto in questo evento benefico. È importante la sua dichiarazione relativa, cioè praticamente i giornalisti presenti gli hanno rivolto una domanda sull'argomento sfiziosa del prossimo anno, no? Sì, praticamente gli hanno chiesto se alla Lazio serve realmente una punta da 20 reti. E la risposta è stata? La risposta è stata, se lo dice il mister sono d'accordo, non posso che essere d'accordo, anche se per me più che una questione di caratteristiche del singolo giocatore è una questione di gioco di tutta la squadra. Nella Benissimo. Lazio la punta fa molto lavoro sporco e quindi si trova a giocare spesso lontano dalla porta. Alessandro, veramente mi aspettavo qualcosa di tonante, perché avevi premesso una bella risposta dei Floccari, e Floccari non tradisce mai da questo punto di vista, è un ragazzo pusato. Ricordiamo che la notizia di oggi è che tutte le partite impegnate, che vedranno impegnate le squadre in lotta per l'Europa League e per la Champions League, giocheranno la sera alle 20:45. Sì, io l'ho sentita in 1900, proprio... Beh, ripetiamola, no? A beneficio anche di tu vedi 1900, sì, è un'ottima tanto. Idea. Allora, Mirko, una domanda con risposta da 10 secondi l'una per i nostri. Sì, ce la fa Andrea, che dice: volendo dare una definizione a questa stagione, possiamo dire che la Lazio ha perso la Champions League o ha conquistato l'Europa League? Perfetto, risposta telegrafica. Beh, vedendo l'anno scorso ha preso la Coppa Europa League. Stefano? Sì, no, secondo me io sono moderatamente soddisfatto del campionato della Lazio, non mi aspettavo tantissimo. La telegrafia è sì, alta. Sì, ho capito, voglio dire, certo, visto quello che stava facendo la Lazio in questo campionato, non l'ha conquistata la Champions League, ma accontentiamoci. Simone? Io non mi accontento mai, perché nello sport non bisogna mai accontentarsi, la Lazio ha perso un'occasione irripetibile quest'anno. E io stavolta sono stra d'accordo con te, ti ringrazio Simone. Un abbraccio, buona serata a tutti. Ciao. Simone Pieretti del Tempo è stato con noi, un amico di 1900, tutte le settimane è con noi. Anche voi dovete restare lì e non muovervi, perché nell'ultimo blocco abbiamo un intermezzo molto interessante su una questione che riguarda da vicino la Lazio, anche se non è calcio giocato. Poi ancora le vostre domande, le curiosità dal mercato, perché ci sono, tra tentativi di rientri e tentativi di arrivi, un paio di cose di cui discutere insieme. Naturalmente 1900 su Roma 1 con Città Celeste, a tra poco.